Che sei sempre in ritardo. Così ha visto Medrano passare. Fammi Cristina, sì, sì. Aspetta, io devo leggere e alla locandina da Serra di Cogliara. Ascolta, dobbiamo fare il karaoke. Ero qua che aspettavo. Demo, demo, dai, demo. Vai. Non ho mai messo in misure, non so niente, 5 in giro, non so figure. Quelle discoteche, domenica mattina, in mola tutti quanti. Wow, 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 dentro del tutto. Pugnito. Wow, wow, wow. Adesso dormi al porte, porto menai, San Bruson corte, Cambroso, Code Vigo, con la precorte, gasolio volontà, voglio fare tutte. Ciao a tutti, nuova puntata del karaoke venetissimo. Ma che sono una ninja, da che parte guardo, il puntiso è questo, vero? Ah, quello sì, so, Herman Medrano. Gli altri che avevamo uno una volta, il primo di aprile, che mi ha fatto un scherzo, che invece di frutta e verdura, è a V di verdura, che mi ha fatto diventare una M. Merdura. Ma ti dici vegano? Quindi... mi so vegano, se è vero. Vegan. I vegani sono qui che mangiano solo vegetali. Niente latte, niente bovi, niente carne. Che niente... no, che si sente che non lo sa. Mia mamma, per esempio, non lo sapeva. È 7 anni ormai. 7 anni? Devo fare un giro più rotto. Dai. Andiamo con. Allora è domenica mattina. È domenica mattina, non si è mai messo misure. Non sei neanche 5 in giro, lo che figure. Guardate che una roba. Mino va è a memoria. Tanta. Con memoria, sì. Con 3-4 giga di memoria. Anche un tera. Anche un tera. Vengo con tanta tera. Ponte un. Senti aria che perché uno scrive canzone e perché continua a scrivere per tutta la vita canzone. Ma qual è il senso di scrivere ancora? Qual è il senso? Ma il perché? Se perché trovare il senso e la gente non vuole trovarlo. Che senso? Non mi interessa sapere perché ti scrivi canzone. Scrive una canzone, 2, 3, 5, 10 o fa un disco perché magari hai capito una raccontina. E fa schifo il disco, non lo va a cagare nessuno. Perché hai fatto 100 copie di disco e te lo vedrai i parenti perché non lo vuoi a nessuno, neanche a tua amica. Ma cosa sia sta roba? Dai, boy. Tanti anni fa il rap gli era fatto così. Te lo facevi solo partire per tua amica. E dopo te vedi che la roba però comunque a ti serve. Non te hai niente da fare che è meglio di fare che roba è. Beh, è un sfogo, è terapeutico, come dire, una terapia che serve per tirare fuori tutte le tarogne, tutta la roba che ti hai dentro. Però ti scrivi e quando hai scritto ti hai a fare i conti con quello che hai scritto. Vabbè, cassate che l'ho scritto, non sarà mia, permesso. Ma ti butto che mi ascolta una roba del genere. E allora ti cominci a mettere a posto e ti vedi se la roba sta in piedi. Sta in piedi vuol dire se è una logica, se è una... Certo che poi anche canzone di fantasia, canzone per ridere, canzone inventare, sana pianta. Ma de base, de fondo, che sei un figlio conduttore che andare a stare in piedi, a fare stare in piedi tutto il discorso. A meno che non ti pari di figa, è ora di figa da prima dare. Senti i bassi. Ma con il super io! Ma che è un super così, e lei è un subiotto. Basta me, ciao per! Messa dal vivo con i Groovy Monkeys. E questa qua sempre più come la figa con il mani 2001 padre DJ Sciocca 25 anni di rap. Se anche te stufi dopo un fiato del tempo te vuoi già che ti fassi qualcosa altro nella vita, non puoi far solo rap. Infatti vado a lavorare come sia con l'inglese, perché prima di essere Herman Medrano gli ero uno, e prima di essere uno che gli era un altro nome che non sa quasi nessuno. E se meglio così. Sì, sì, lo sa solo mio amico che si ricorda queste robe. Ciao Alcide Burato. Col Veneto siamo partiti, sono partito nel 2001 ufficialmente, sono fuori nel 160x50 che era due canzoni. Però già nel 98, prima roba che ho fatto ieri insieme con DJ Friday, che è un DJ di Treviso, che era due canzoni, sono su mixtape e dopo ho continuato. Nel 2003 sono fuori fisso e tacchente, il primo disco che ho fatto. E devo ringraziare, questa roba qua, prima di tutto due gruppi, hai pittura fresca perché ha aperto la strada al Veneto, diciamo ufficialmente, che dà una dignità de musica a sta lingua. E dopo, ciao pittura fresca, ciao Scardi, ciao Furio, ciao a tutti gli altri. E dopo il Catara Noise, perché se io ho fatto il pittura fresca con reggae e ho fatto il Catara Noise con il metal, perché non si può farlo anche con rap? Perché io ho provato a fare anche a me. E alla fine era quello che volevo fare. Qua dove siamo? Mi sono perso. Ma siamo Pegoiotte! Pegoiotte! Porto Menai, San Bruson Corte, Cambroso, Code Vigo, Cona, Pegoiotte. Mi cavo il cappello e mi metto. Guarda che capello! E mi metto questo perché ti ho detto una casa con il cacaro. Il cacaro. Questo qua è il cappello. Del cacaro. È il cappello da campagna. C'è mille robe che ti puoi fare. Anche a passare una settimana a guardare il lavoro in corso quando che gli altri i te mai disse. E a domenica mattina dormi.
caro il mio vecchio. Che ti Diego come che il batte. Generazione, e c'è spugnatore, perché parla avanti, canta 5 motori. Perché te assassina e la domenica mattina. 15 anni, do della mattina e facce agre. 30 anni, non sei cambiato, una volta. Con del carne viva. Ciao, so che Rumatera. Sono in Rumatera. Ciao Lele, ciao Suca, ciao Giorgio. Che sera fatta col muetto. Chi fa il mora e si schianta con la moto. Ah, che bei gatti quando isoga. Ah, che bei denti di chi poga. Guarda che bei rapper de casada. Ah, che artisti la musica de strada. Video con uno che canta e caga. Col giovanello al peo. Tanto di cappello, Caparezza ti ha citato in una sua intervista. È vero. È la frase sono responsabile di quello che dico, ma no? Di quello che ti capisci ti. No, è una frase mia. Mia l'ho tradotta in Veneto. Che si sta resa, riresa famosa da Manson, che durante un processo e gli ha detto al giudice mi sono responsabile di quello che dico, no? Di quello che ti capisci ti. Sì, è vero. Mi sono responsabile di quello che dico, quindi no, da quello che ti capisci tipo che dite che è da capire quello che dico mi. Però anche a me che so io fare a frase, cosa rendermi responsabile farla, fare in modo che ti capissi, esatto. E fa panini l'utri il posto perché è bella. Questa è una delle mie canzoni preferite. Ma le basi le fai tu? Cioè, questa base qua non l'ha fatto mi, l'ha fatta Rude Boy. Rude Boy. Quando che sei a band, produce a band. Quando okay. che sei a band, e i produttori, cioè chi che fa la musica, può essere i più diversi. Te affidi a chi che fa un suono che sia più adatto al tuo modo di rappare. Cosa sei che faria Medrano se non facesse il rap? Parchette che ha fatto rap e non te che ha fatto altro? E se tante domande una dentro di che altra, sei anche a fatica a rispondere. Ma non può fare anche logica la risposta, no? Cosa che avrei fatto? Secondo te, cosa che avrei fatto se non avesse fatto il rap? Che non altri, creativi, no? Che mo da sfogarsi in qualche maniera. Cioè, sfogarsi il bueo, okay. Come dice qualcuno. Che mo a sfogarsi. Quindi, o se non te cantavi, magari te scrivevi, ti diventavi un pittore. Un ballerino! Un ballerino mi piace. Il morto del cigno, deve dare... Ah, ma il morto del pito, forse non magari ha espresso nell'arte. Secondo me che vuoi qualcosa di più... Un attore porno. Ma qui è arte, eh. Se non fosse andato a finire a fare rap, probabilmente sarei andato a finire a fare il critico di qualcosa. Critico? Il critico del rap, magari. Perché sai che il rap si è fatto, e l'hip hop in generale, si è fatto più da gente che critica e a roba, rispetto a qui che ha fa. Ma questo non fa su tutte le robe. È vero? Ah, sì. Ma pare che a me. Ho fatto un video. Che ho fatto della roba per YouTube, dei prodotti, della roba che va su YouTube, su Facebook. E che ma... arriva subito quello che dice, ma guarda che fatto, ma mia Gloria ha fatto meglio. Ma... Grazie a questi, che noi altri diventiamo ancora più forti e continuiamo ancora di più a fare no, le nostre robe. No, è soddisfazione dire, ara, ma che hai visto però? Bisogna del peso, bisogna quelli che non guarda, non lese e non ascolta. E scrive lo stesso, come che dicesse? Uno. Ah, Cristina Medrano, che do bauchi. Io che sentivo dire, ma siccome che ne ha voglia di impegnarsi a capire se sei vero, se sei qualcosa che sei corrispondente, io ripete e basta. Parte. Dio bom, mia, go, attacca una persona che dopo a me dove è sceso tra le canzoni tue, tra quelli di Catal, tra quelli di Rumatera, che mi ha accompagnato a me dove è sceso tutti sti anni. Quanti anni che hai detto? 45. Che numero porti le scarpe? 43. Sempre sul 40. Che taglia hai detto le braghe? 31. Quanto pesi tu? 50. 52. Ma magnito! Praticamente tutto quello che avevi visto fin adesso era una finta. È intervista vera a parte adesso. Però stuemo tutto e siamo fratelli altri. Mi raccomando, stai sintonizzai. È il canale della Cristina, è il canale mio che non è un canale, è un fossetto praticamente, è piccoletto, è su YouTube ho tipo 4 video ma non mi interessa. E se è importante invece stare in contatto umano, vero, quello dove che te puoi vedere le persone davvero, quindi i concerti, il contatto quello vero, e il bar, che se è la roba più importante per l'economia del Veneto, i bar, perché se te manca il bar, che se è un paese 18 bar, quindi se capisci dove gira tutta l'economia, cattevi nei bar, cattevi in taverna, cattevi in cucina e qualche duni, fasi quattro ciacco, bevi 18 birre e dopo porche se vedrio, ma stai amici, stai ben con gli amici, stai voi bene, insomma
limonè. Tanto volemmo se bene. Come hai detto qualcuno? Mi raccomando, state sani. Ciao! Ciao!